Ok, buon pomeriggio, eccoci di nuovo qui al Palameucci, è il momento delle interviste alla termine della partita tra Buena Onda e Atletico Calcio a 5. Prima giornata di Coppa Lazio regionale Serie C2, abbiamo qui con noi il capitano della Buena Onda, Fabrizio Infanti, grande protagonista della partita con tre realizzazioni. Fabrizio, una prima parte di partita un attimino tribolata, con loro che si difendevano molto bene, chiudevano molto bene, pressavano molto bene. Una seconda parte di partita in cui probabilmente siete venuti fuori meglio voi per quanto concerne il discorso soprattutto della preparazione fisica, loro c'è stato un certo calo. Sei concorde con me nel dire che è stata una partita molto equilibrata e comunque ben giocata, molto ben giocata da tutte e due le squadre? Sì, è stata una partita molto equilibrata, noi è la prima volta che giochiamo tutti insieme, per lo più siamo una squadra nuova che ancora si sta conoscendo. Sì, è stata una partita molto equilibrata ed ora sicuramente lì sarà una battaglia, sarà molto difficile perché 5-2, ma ancora nulla è deciso e sabato andiamo lì da loro con l'obiettivo di passare il turno. A tuo giudizio qual è stata la svolta che ha poi portato al risultato di 5-2? Qual è stata la svolta, il momento di svolta della partita che ha portato poi al risultato finale di 5-2? Beh, forse il gol del 3-2 di Petrilli, a loro gli ha un po' tagliato le gambe, poi siamo usciti fuori, peccato non aver riuscito a fare il 6-2 sul portiere di movimento, ma va bene, ci andiamo sabato lì con l'obiettivo di passare. Benissimo, grazie Fabrizio, grazie. E a risentirci la prossima volta, grazie. Eccoci qui con mister Simone Stradini, allenatore della Buena Onda, squadra vincente quest'oggi. Simone, vista dalla tribuna è stata una partita molto sofferta, soprattutto durante il primo tempo. Nel secondo tempo, probabilmente grazie anche a un certo calo fisico degli avversari, comunque è venuta fuori la buona qualità della Buena Onda, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista tattico. Ti puoi ritenere soddisfatto di questo risultato di oggi e pensi che si possa migliorare? Io penso, intanto buonasera a tutti, penso che si possa migliorare anche perché non siamo ancora al 100%, quindi dobbiamo ancora trovare la giusta gamba e quando la troveremo poi possiamo misurarci ancora meglio sul campo. Però oggi ci prendiamo il risultato, che era la cosa importante, partire bene col piede giusto che ci permette comunque di lavorare bene in settimana, quello era il primo obiettivo. E peccato non aver fatto gol senza portiere, potevamo magari uno o due gol, ci permetteva di stare un po' più tranquilli al ritorno. Comunque andremo lì a giocarci la partita e dobbiamo essere bravi a saper soffrire. Secondo te qual è stato il momento in cui diciamo il risultato si è deciso, cioè il momento in cui la partita ha cambiato direzione da molto equilibrata, diventata praticamente quasi un monologo della Buena Onda a più o meno gli ultimi 10-15 minuti della partita? Io penso che il gol del 3-2 di Petrilli ci ha dato una scossa. Abbiamo preso due gol su palla inattiva e dove è passato in mezzo alla barriera e ci aveva un po' tagliato le gambe. È stato bravo Daniele a crederci su quella palla e ha ridato coraggio a tutti e poi da lì siamo usciti un po' meglio. Comunque dobbiamo trovare la giusta gamba, ancora non siamo al 100% e quindi non possiamo ancora misurarci. Quali sono gli obiettivi e le aspettative per la Buena Onda 2018-2019? Gli obiettivi sono giocarci partita per partita, è un gruppo nuovo, ragazzi giovani, quindi dobbiamo lavorare. L'obiettivo minimo è la salvezza, poi tutto quello che uscirà ce lo prendiamo, ma comunque è una squadra nuova, dobbiamo trovare i giusti meccanismi e dobbiamo conoscerci meglio, quindi partita per partita, entriamo in campo per provare a vincerle tutte, poi se siamo bravi ci riusciremo, allora saremo stati bravi, altrimenti bisogna lavorare, gruppo nuovo. Grazie Simone, alla prossima, grazie. Signore e signori, eccoci qui, siamo alle interviste, abbiamo qui con noi il capitano della SD Atletico 2000 Calcio a 5, Cristiano Valentini. Allora Cristiano, permettimi di iniziare l'intervista con i miei complimenti personali che ti voglio rivolgere. Sei stato l'autore dei due gol dell'Atletico 2000 e soltanto una ribattuta sulla linea a tempo scaduto ha impedito che fossero tre. Sei veramente un ottimo battitore dei calci da fermo e te ne devo dare atto.
Allora, veniamo un attimino all'analisi della partita. L'analisi della partita che è stata molto bella, a mio parere, molto equilibrata. Secondo te, cosa può aver determinato il risultato finale al termine di una partita, come ripeto, molto equilibrata? Beh, i ritmi sono stati altissimi, secondo me. Il risultato, un paio di errori grossolani nostri, due gol, secondo me, regalati da errori nostri, e poi loro, vabbè, su sto campo sono abituati, è un po' stretto, loro sono abituati a giocarci e noi no. Comunque, ripeto, loro bella squadra organizzata, hanno fatto belle uscite pressing e bei schemi. E ripeto, la partita secondo me è stata abbastanza equilibrata, risultato da un paio di errori grossolani nostri. Concordo pienamente con te. Secondo te, dall'alto della tua esperienza, perché mi sembri un giocatore comunque molto esperto da questo punto di vista, dall'alto della tua esperienza, quale potrebbe essere stata la svolta che poi ha portato al risultato finale, cioè il momento della partita che ha portato a quel risultato finale? Il momento sul 3-2 abbiamo preso un palo, abbiamo sferrato il pareggio, poi dopo un altro errore grossolano prende il 4-2 e loro sulle ali dell'entusiasmo, noi ci siamo un attimo disuniti per 3-4 minuti che ci hanno proprio, sono stati quei 3-4 minuti di caos totale che abbiamo preso pure il quinto gol. E visto che la partita dura 120 minuti non dovevamo proprio prendere il quinto. Hai preso il quarto, già accontentate perché comunque c'è anche il ritorno. Tutto qua. Sono d'accordo con te, in effetti una partita di calcetto non si può dire mai terminata sino a che l'arbitro non fischia. Ribadendo i complimenti che ti faccio come capitano, ma anche come squadra e società, quali sono gli obiettivi di quest'anno dell'Atletico 2000, che so che quest'anno avete conquistato la promozione, avete vinto il girone di Serie D, sì. E quindi vi siete meritatamente conquistati l'accesso a questa categoria. Quali sono le vostre ambizioni? Sì, noi abbiamo vinto il campionato di Serie D, quindi facciamo per la prima volta la C2 con tutti i ragazzi. L'obiettivo è una salvezza tranquilla. Noi partiamo per una salvezza tranquilla, poi se riusciamo a fare qualcosa di più durante l'anno può succedere tutto, le annate sono strane, te può girare bene, te può girare male, infortuni e robe varie, quindi comunque l'obiettivo è una salvezza tranquilla, poi vediamo. Benissimo, grazie a Cristiano Valentini, grazie, molto gentile e ancora complimenti. Arrivederci.